Avete mai provato a calcolare quante password diverse si possono creare scegliendo 6 lettere o numeri? Oppure, avete mai pensato quante combinazioni ci sono in una pizza con 4 condimenti scelti tra 10 ingredienti? E quante squadre diverse di 3 persone potete formare scegliendo tra 10 amici? Ciao, io sono Matteo Merlini. Benvenuti nella prima puntata del podcast Matematica a puntini. Oggi si parlerà del calcolo combinatorio. Oggi esploreremo insieme questa piccola branca della matematica e alla fine del nostro viaggio capirete come si risolvono questi problemi. E forse ci sarà anche qualche sorpresa in più. Prima di continuare, diamo una semplice definizione di calcolo combinatorio. È quella parte di matematica che studia le tecniche per combinare, contare o organizzare oggetti in insiemi ed è utilissima per la statistica e soprattutto per la teoria delle probabilità. Nel calcolo combinatorio gli elementi si possono raggruppare a seconda dei casi in 3 modi differenti: le permutazioni, le disposizioni e infine le combinazioni. Ora vediamo nello specifico questi 3 tipi. Facciamo un esempio. Prendiamo la parola libro e chiediamoci in quanti modi diversi possiamo disporre le 5 lettere. Questo è un classico esempio di permutazione, perché noi dobbiamo disporre tutte le lettere insieme. Questo problema si risolve con n fattoriale. Infatti, la parola libro, avendo 5 lettere, ha 5 fattoriali modi per disporre le lettere. Quindi la parola libro ha 120 permutazioni. Adesso cambiamo scenario. Immaginate di dover creare una password di 4 cifre, scegliendo tra 10 numeri da 0 a 9. Questo è un classico esempio di disposizioni. Infatti, noi abbiamo 10 elementi, ma dobbiamo raggrupparli a gruppi di 4. Questo problema si risolve con 10 alla quarta possibili password, ovvero 10.000 disposizioni. Ora facciamo un ultimo esempio. Pensate a una pizza. Avete 10 ingredienti da cui scegliere e volete combinarne 4. In questo caso l'ordine non è importante perché una pizza con basilico, funghi, mozzarella e pomodori è la stessa che con mozzarella, funghi, pomodori e basilico. Questo è un esempio di combinazioni e si risolve applicando la formula delle combinazioni senza le ripetizioni. Il calcolo combinatorio non è soltanto un gioco matematico, ha applicazioni in tantissimi campi, dalla crittografia all'analisi dei big data, perfino nella genetica. Ma lo sapevate che le prime idee legate al calcolo combinatorio risalgono all'antichità? Già nel III secolo a.C.
Archimede si poneva domande su come combinare e disporre lo zeppo, e nel Medioevo matematici come Pascal iniziarono a sviluppare i primi teoremi che ancora oggi utilizziamo per risolvere questi problemi. Un esempio famoso è il triangolo di Pascal, una struttura matematica che fornisse un modo semplice per calcolare le combinazioni senza utilizzare il fattoriale. Inoltre, il calcolo combinatorio è la base della moderna teoria delle probabilità ed è essenziale per la crittografia e la sicurezza informatica. Eccoci arrivati alla fine. Abbiamo visto come il calcolo combinatorio si aiuta a contare quante combinazioni, disposizioni o permutazioni possiamo ottenere in diversi contesti. Quindi, la prossima volta che scegliete una password o farete una pizza con gli amici, ricordatevi che anche lì c'è un po' di matematica. Per ora è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata del podcast La matematica a puntini.